Continuano le indagini sulla rete di complici che ha protetto la latitanza di Matteo Messina Denaro. I carabinieri del ROS hanno arrestato oggi per favoreggiamento e procurata in osservanza di pena aggravati dal metodo mafioso Emanuele Bonafede, nipote del boss di Campobello di Mazara, Leonardo Bonafede, e la moglie Lorena Ninfa Lanceri. L'inchiesta è stata coordinata dal procuratore di Palermo Maurizio De Lucia, dall'aggiunto Paolo Guido e dai PM Piero Padova e Gianluca De Leo. 7 tifosi sono stati arrestati nel corso della notte per gli scontri con le forze di polizia che si sono verificati ieri prima e dopo la gara di Champions League tra il Napoli e l'Eintracht. Si tratta di una prima tranche e il numero potrebbe crescere nelle prossime ore. Nel totale figurano anche 3 tedeschi tra i primi arrestati per gli scontri avvenuti sia in Piazza del Gesù nel pomeriggio che in tarda serata nei pressi dell'albergo sul lungomare. Non si può fuggire dalla realtà. La riduzione delle emissioni nei tempi e nelle modalità indicate dalla comunità scientifica costituisce un obbligo ineludibile che riguarda tutti. Non ci si può cullare nell'illusione di perseguire prima obiettivi di sviluppo economico per poi affrontare in un secondo momento le problematiche ambientali. Non avremo un secondo tempo. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella parlando all'Università di Nairobi. La Cassazione ha annullato con rinvio le condanne di Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjort, i due ragazzi accusati dell'omicidio del carabiniere Mario Cercello Rega, ucciso nel 2019 durante un intervento nel quartiere Prati a Roma. Si terrà dunque un appello bis. Per Elder, la condanna a 24 anni di reclusione è stata annullata, con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per Gabriele Natale Hjort, l'annullamento con rinvio riguarda l'accusa di concorso in omicidio.